il tema che si pone quindi è che in realtà siamo quasi al 2000. Tutti e due i candidati si ritengono vincitori, per ora tutti e due i candidati pensano a impugnare le elezioni. E quindi, come sempre, la democrazia americana deve passare attraverso dei ragionamenti giuridici, delle corti, delle sentenze, e quindi il ruolo della, diciamo, giustizia americana, sia delle corti degli stati sia della Corte Suprema, probabilmente sarà nuovamente investito da questa, da questa elezione, ecco, insomma, da quello che si prospetta. Ecco. I sondaggisti hanno fallito ancora. Sì, questa è l'impressione perché davano, adesso si vedrà perché. Anche sui sondaggisti poi bisogna fare ragionamento anche per le elezioni di Trump, cioè per le elezioni di Trump tutto sommato i sondaggisti avevano individuato il voto nazionale, lo scarto del voto nazionale come numero di votanti a favore dei democratici, del candidato democratico, però qui a parte questo che vedremo alla fine, ma su molti stati diciamo ci sono stati molto probabilmente dei notevoli errori.